L'hummus di ceci è cremosissimo ed è buonissimo. Potete usare sia i ceci secchi che lascerete in ammollo tutta la notte e poi cucinerete, oppure quelli in lattina già cotti. Per prima cosa preparate la salsa tahina, se la volete fare in casa, fate tostare i semi di sesamo, poi frullateli con dell'olio e dell'acqua. Versate poi i ceci in un frullatore, aggiungete il succo di mezzo lime, delle foglie di prezzemolo, lo spicchio d'aglio, 2 cucchiaini di salsa tahina, dell'olio, e un pizzico di sale. Frullate il tutto fino ad ottenere una crema bella liscia. Se vedete che è troppo densa, aggiungete un filo d'olio. La vostra salsa d'hummus è pronta e non vi resta che gustarla. Potete conservarla in frigorifero, chiusa in un contenitore. Durerà un paio di giorni. È buona, è fresca e come avete visto si prepara in pochissimi minuti. Se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu.